sono punti importanti per quel che riguarda la Gran Premio della Montagna, ma passa il numero 4 primo sul traguardo, Alessio Ferrari. Il numero 4 Alessio Ferrari davanti a Matteo Bellia e a Rocco Ventrelli. Sono questi gli atleti che sono passati in testa, il gruppo lo si può sempre definire compatto, ci sono atleti che sono staccati, ecco un altro drappello che passa sul traguardo, pilotato dall'atleta numero 74, si trattava di Mattia Garbin, ed ora sono altri atleti a chiudere la corsa. A tutti all'arrivo. Sì, è stata una gara molto difficile, anche perché all'inizio della corsa le sensazioni non erano le migliori, però ho provato a attaccare sin da subito, in quanto non pensavo di riuscire a tenere il percorso così nervoso, con la salita, quindi ho provato a attaccare fin da subito, quando il finale delle gambe era buono. Ho provato e alla fine ce l'ho fatta. No, capo! Raccontaci ancora questa sensazione di essere lì davanti. Simona! Ma Simona! All'inizio non pensavo di riuscire a staccare gente così forte come i compagni che mi sono ritrovato in fuga. Però per l'ultimo giro ho testato un po' la gamba, ho visto che c'era, e poi allora ci ho creduto e l'ultimo giro ho rifatto la stessa cosa. È una vittoria con una dedica speciale. Sì, alla squadra, agli allenatori, Carlo Besana e Antonio Muratore, che sono stati preziosi in questa vittoria, grazie ai loro consigli. Perfetto.